Domanda spontanea, la prima domanda che ci si pone è se sono carnivori. No, non sono carnivori. Il cannibalismo, nel vero senso della parola, implica un'attività per specie simili. Buonasera a tutti, microfoni attivati. Ciao Francesco. Ciao. Eppure non si possono considerare esseri umani e non si uccidono tra di loro. Hanno poca intelligenza e nessuna capacità di ragionamento. Gli restano alcune capacità elementari. Secondo alcune notizie, queste creature userebbero degli attrezzi. Anche in questo caso si tratta di azioni semplici e molto primitive, e cioè l'uso di oggetti come clave o simili. Posso dire che anche alcuni animali fanno un uso rudimentale di simili arnesi. Queste creature sono guidate soltanto da puro istinto emotivo. Non dobbiamo essere indotti a credere che costoro siano membri della nostra famiglia o nostri amici. Non lo sono. Non provano alcuna emozione. La domanda spontanea, la prima domanda che si pone è se sono cannibali. No, non sono cannibali. Non sono cannibali. Non si attaccano fra di loro. Queste tre immagini grandi, che le potete rivedere tornando indietro, su Toretto qua, e quell'altro che sarà la stessa persona, e si rispondono fra loro, sono tutti i baby palle che si rispondono fra loro. I poveri baby palle, a chi mi ha detto qualcosa nell'ultima settimana, gli ho messo questo video qua, perché l'ho messo un attimo su Catbox. Vi consiglio catbox.mo, mi sembra, adesso vi dico esattamente, .moe. Lo clicco qua, lo metto qua nei commenti. Interessante. Droppare, no? Un file dentro in questo sito. Adesso io non ho capito per quanto tempo rimane disponibile, però certe cose che ho messo mesi fa sono ancora là, per cui catbox.moe. E io gli ho risposto a quelli che mi dicevano qualcosa di veramente tristissimo, che adesso andiamo a vedere, perché li ho fotografati, anche se è bellissimo YouTube, perché ti salva nell'anteprima una buona parte, almeno che non sia un romanzo, ti salva una buona parte del commento, anche se lui l'ha cancellato.
E io mi sto preparando di te, madonna, di te, bambino, di te, quando mi sono sfatto a comprare l'altro così, perché c'è la merda. Così, no? È inutile che ridi, perché sto parlando di te. E invece loro ridono, sono dei ridenti, bevi palle, paga tasse, tutto quanto. Qua si parlava, ho fatto un post su Facebook, appena fatto, tipo, ah cazzo, non scrive l'ora però qua, boh. Appena fatto, vedi, un share, niente, nulla, e sui bambini in ospedale, sugli effetti collaterali, con tutti i celiachia, i bambini, i cannabinoidi, le cellule tumorali, l'emicrania, al piosto degli oppioidi più sicuri, non causa morti, il mieloma, qua, là, su, giù, epilessia infantile. L'unico coglione che ride chi è? Lisa Manni, che è un povero deficiente. Io prendo sempre come esempio, perché è un ottimo esempio. Allora, Speranzoso, vediamo Speranzoso prima. Sul video di Svegliatevi che ho appena fatto, lui spera, poi Speranzoso, poi Mi Informa e poi Svariati. Non so. Poi... voi cosa rispondereste a questo qua? Io non ho risposto un cazzo, ho cancellato il commento. Che non si può rispondere della gente così, non si può. Cosa vuoi rispondere? Tanto questi qua attendono risposte per poter continuare la chiacchierata. Ah, anche io ho visto per esempio dei gruppi che si chiamano Dibattito, ma che cosa cazzo c'è da dibattere? C'è da dibattere sulla forma della terra, certo, per andare avanti, ma non da dibattere il passato con quello che adesso ormai sappiamo, cioè un cazzo, però sappiamo che il passato contiene una botta di balle, una botta proprio, che ti travolge, c'è tutto pieno, dentro nelle orecchie te l'hanno messo, dappertutto. Sì. Esempio per tutti, dato che siamo italiani, scitaliani, dico io, scitaliani. Sì, quando parlo con altri che non sono italiani, in inglese, gli dico sì, my friends, Italian friends. Perché non è colpa vostra, non siete voi la merda, è il paese la merda. La gente non è mai una merda, è resa una merda dal paese, poi. Quindi è sempre colpa dell'istituzione, cosa che non esiste e che bisogna liberarsene. Poi c'è Franco Lentini, che già il cognome dice parecchio su questa persona deliziosa. E lui dice, sei ridicolo. Questo qua l'ha cancellato. Lentini, deleted 1. Tu di piatto hai solo il cervello, cazzo, che frase originale, no? Bella, proprio. Sì. Te l'hanno fotografato dello spazio della Terra e nemmeno ci convinci. Convinci? Cosa devi convincere? Lo dico qua perché l'ho scritto su Facebook e basta, tanti non guardano. Chi cerca di convincere è una testa di cazzo. Chi si convince è un cretino. Quindi testa di cazzo, cretino, scegli cosa vuoi essere, quello che convince o quello che cerca di convincere. Poi fatti qualche domanda, magari convinci te stesso, che è la cosa migliore. Che è tonda come il culo di tua sorella, perché lui deve aggiungere qualche offesa, magari sono suo padre in incognito e lui non sa, quindi è mia figlia, no, sua zia sta offendendo, magari è una tettona sua zia. Questo deleted 2, questo l'ha scritto, sono andato là, ho cliccato, non c'era un cazzo, quindi vuol dire che l'ha cancellato. Uè, vuol dire nord-est? No. Uè. No, ovest-est. 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 Nord. Perché gli ho detto Ciccio Bello. Allora lui mi ha detto Ciccio Brutto. Cioè questo è il massimo dell'elaborazione di questi cervelli, mai usati da nessuno, sicuramente non dal proprietario. Tu di piatto hai solo i condilomi. Perché è al peso di solo il cervello non è offensivo. I condilomi invece... sono piatti, non so neanche che cazzo sono, penso a una roba che ti viene al culo, ma uno che ne parla vuol dire che o ce l'ha avuti o ce l'ha adesso e non sono piatti e incazzato, sono rotondi, non sai, condilomi, manda i risultati dei tuoi studi astrofisici.
a qualche rivista scientifica a livello mondiale, dopo aver finito di ridere loro, no, perché loro ridono dei miei studi e dei miei studi astronomici, figurati se faccio studiare astronomici. Questo invece lo sono riuscito a pinnarlo in alto, perché non l'ha cancellato e mi sembra che è ancora là. Tu di piatto non hai la terra? Tu di piatto non hai la terra? Io non ho. Io ho la pancia piatta, questa, la terra no. Hai l'elettroencefalogramma, anche le foto fatte dalla terra, dallo spazio, sono false. Anche. E anche cos'altro? A me interessa il particolare, che di solito è la congiunzione fra una frase e l'altra, o fra il periodo e l'altro, dice tantissimo, no? Se uno dice oppure è, come quello di Link for Universe. Io se facevo una cosa che ti informa sull'universo, dicevo il Link to Universe, non for. Questa è una mia idea, però for vuol dire io lavoro per questo. Questa è sempre una mia idea. Allora io gli ho scritto domenica sera alle 6, cioè adesso, e gli ho messo il file, guarda che sto per parlare di te, catbox.moe. Ah, questo è quello di prima. Poi c'è questo, è lo sfondo. Questo è bellissimo. Questo qua è bellissimo. Siete voi. Già quando mi dà del voi, io mi sento importante, mi sento come la regina, no? Vostra Altezza, la chiamano. A me mi chiamano del voi, bellissimo. Fate ricerca da 4 soldi. Ma guarda, adesso io dico, non leggiamo questa roba perché è veramente pazzesco. Anche se andrebbe letta, boh, adesso qua io parlo cazzate. Questo qua dice che la marijuana è diversa dalla cannabis, perché praticamente lui ci spiega come. E addio capre anche, ma quanta cosa scrive? Quanta roba scrive? Per dire che la marijuana non è cannabis, la marijuana è una roba un po' diversa, ma ragazzo, infatti cosa gli ho risposto? Bravi ragazzi, il mio prelavaggio funziona sempre perfettamente, era piena di sugo. Bravi ragazzi, c'è sempre così. Questo qua spiega, no? Però vabbè, magari è tutto vero e ho sbagliato io e tutti quanti, Ed Rosenthal non capisce un cazzo. Ah sì, andavamo da quest'altra parte. Questo qua è abbastanza una piattola, Black Magic. No, quello è Black Mamba, c'è un altro. Una specie di clone di questo, perché questo qua anche gomblodo. In realtà fumarsi le canne cura tutte le malattie possibili e immaginabili, ridà pure la vista ai ciechi. Cioè, non c'è nulla, perché c'è un decimale, nulla. Ammazza, oh. Non c'è un cazzo da commentare, lui parla dei farmaci fitoterapici, ma già la parola farmaci mi fa girare i coglioni. Bueno, dice come se sapesse tutto lui sui farmaci fitoterapici. Questa qua potremmo andare a fare una sortita in diretta, no, possiamo fare un nuovo video, perché questo qua non sono riuscito più a recuperarlo, era troppo vecchio, gli altri invece li ho recuperati da BitChute. Ah, vi informo che BitChute è un strano sito, cazzo, veramente strano, in quanto io avevo il canale, quello vecchio, su YouTube di merda. Un giorno cerco, non so che cazzo cercavo, ho trovato un video mio con la copertina e tutto il titolo uguale, identico, solo che invece che youtube.com c'era scritto bitjute.com. Ma porca puttana, guardo e c'era un canale col mio nome con uguale di quello di YouTube, solo su bitjute. E i video erano cliccabili, non è che cambiava sito, andava su YouTube, lo guardavi da là, con un suo sistema di like, eccetera, eccetera, eccetera. Non ho capito che cazzo è quella roba. In ogni caso, ho fatto l'accesso, gli ho detto che è il mio canale, e sono andato, ho indossato quel canale praticamente. Oh.
È una cosa abbastanza strana, abbastanza strana. Ogni volta che pubblichi un video su YouTube, tac, si copia da solo anche là. Non si sa perché. È parecchio assurdo. Io ho cercato anche spiegazioni in rete, ma non c'è nessuno che parla di sta cosa. Boh, se trovate, BitChute, ve lo faccio anche vedere, perché al posto di Monica Giovine, che è quella che ha detto che la Terra è larga miliardi di chilometri. Ma cazzo, allora questo qua per esempio, questo qua è quello che ho caricato, no, questo è quello vecchio, è uno dei video vecchi, nei video di ieri ho messo anche questo, però per esempio se tu clicchi qua, se tu clicchi su sta roba qua, dove cazzo sei? Qua, ecco, profile, no, sì, Gianni Flash. Clicchi qua e c'è tutto. Quelli che ho caricato ultimamente, anche questi qua, anche quelli vecchi, quelli che erano sul canale vecchio, per esempio sto qua era sul canale vecchio, l'hanno anche banneggiato da YouTube, però è qua è rimasto, cazzo, tu clicchi qua e va. Quindi è copiato, non è che va a leggere, cioè questo non va a leggere YouTube, inoltre è più veloce di YouTube. E ti dai soldi per qualsiasi cosa fai, ti dà soldi, come è giusto, come dà soldi per uno che mette un like, anche pochi ma li dà, cioè YouTube è un network che non ti dà un cazzo, si tiene tutto lui e i soldi ci sono nel movimento di queste cose, visualizzazioni e pollici su giù, non cambia un cazzo per loro, comunque quello che gli interessa sono le visualizzazioni e c'è le visualizzazioni e c'è anche la barra laterale con gli altri video collegati, connessi, eccetera. Stranamente c'è qualcuno che guarda, non capisco chi, perché è un sito che se clicchi qua sulla home viene fuori roba in inglese, ovviamente tutto in inglese, non esiste niente in italiano, e quindi anche questo, no, anche questo qua, dove c'è questo qua, videa.hu, l'ho scoperto per caso. Questo qua l'ho scoperto per caso e ho caricato un po' di roba e per esempio, cioè anche qua se clicchi videa.hu e metti la home, ti viene fuori sta roba qua, tipo tutta roba in inglese, al massimo in cecoslovacco, sto qua in ungherese, che diciamo questo qua è una specie di sito ungherese di video, no? È abbastanza grosso perché c'è tantissima roba. Però tutta, non c'è un cazzo in italiano, ma neanche, ancora meno di BitChute. Però, per esempio, Avatar l'hanno guardato 3.400 persone. Ieri sera erano 3.100 persone. Ed è in italiano. Quindi o siete voi, non so chi cazzo sia, perché qua sono 3, là sono 3.000, al momento guardano 3, quando hanno guardato 3.000, e dico, gente che arriva dal sito, scorrendo la homepage o magari guardando i video caricati ultimamente, non può vedere sta roba. Cioè, sì, vede, ma dopo dice cazzo in italiano e non lo guarda. Perché, a meno che non sia un cretino, non lo guarda, o che non sia un italiano, che poi è la stessa cosa. Monica Giovine, sì, l'ho lasciato qua, non mi serve a niente in realtà, ma mi serve per ricordarmi che devo rifare il video, quello dei credenti nel movimento delle re... e qua arriva il maestro, maestro assoluto. C'è quello delle turbine, no? Che la turbina lontana 30 km e quella lontana 5 km si vedono esattamente uguali, solo una è piccola e una è grande. E cioè si vede fino alla base, no? Quel cazzetto più largo sulla base. È un video vecchio che avevo messo. Anche qua, questo qua, altro maestro 2. Solo dal naso in su. Qua lui offende solitari e repressi, però qua lui offende voi in sostanza, perché sì, offende voi e vi dice che siete tutta questa roba qua. E siamo supereroi, però, perché i supereroi sono tutti solitari. Sì, questo qua parlava della mappa di Monti, dove io non ho detto
vi ricordate, e comunque mi sembra che l'ho anche ricaricata. Sì, l'ho ricaricata. Io nella descrizione ho scritto: se credi, perché questo è, non sappiamo un cazzo, quindi uno crede una cosa, uno crede l'altra, per vari motivi religiosi, scientifici, che poi è la stessa cosa, oppure per i suoi dubbi che gli sono venuti, perché il suo cervello ha cominciato a funzionare in qualche maniera e gli ha suggerito di fare delle cose. Questo è, no? Non è guardare il video, perché sei ancora un cretino se guardi un video, credi o non credi. Il video o ti dà qualche idea, e se no continui a essere un cretino. Ciao caro. Brada Pipex. Come era? Util grappolo. Pacchi model, è bellissimo. Pacchi model. Cos'è sta roba? Cosa è successo? Cosa è successo? Aiuto, strenere. Chi è questo qua? Grande. Six split. Ma chi sei? Ah, uno. Un ragazzo. I like your layout. Grazie, thank you very much. Yes. I would like to do some videos in English, but people don't appreciate. And Italian or Shitalians, as I said before, they are very, very, oh, me lo dico, ignorant. They even know their language, own language. Ok, questo qua, infatti, però sei bravissimi nei commenti, sti imbecilli. Questo qua commenta il video Terre Perdute. Alfred Piripiripipi, quindi credibile, con l'immagine proprio credibile, ha commentato: le ali dell'aereo galleggiano perché il liquido all'interno pesa almeno, non c'è un cazzo dentro. Guardate il video sui jet. Quindi questa ha visto la foto qua, che poi non c'entra un cazzo, perché qua parlavo delle mappe e là lui parla di aeromobili, ma poi non c'entra un cazzo, anche a ubriaco, no? Pim 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 pim. Bon, questo qua è un fan di Dio, che bon, lasciamo perdere. Lui mi spiega perché devo credere in Dio, rifletti su questa cosa, se avessi voluto fare visualizzazioni col tuo nome. Ma che nome? 5.000 iscritti non è una caccola, non è un cazzo, non è nulla. Si comincia a essere un po' seri dai 10.000 in poi, beh, 5.000 ovvio, è come dire, vamos, festeggiamo le 2 settimane, amore. Sta zitto ancora 2 settimane, dopo sei un mese, sta zitto, e così festeggi in maniera decente, le dico 2 settimane, cos'è? Festeggiamo i 2 giorni e mezzo allora, cioè che ci siamo anche. Questo qua è un povero cretino che ha un clone uguale a lui, lui dice che non è lui, però secondo me è lui. Questo qua c'era nella sigla dei Baby Palle senza cervello, perché questo qua non capisce, spera, ma, tre hit combo nella prima riga della frase, cazzo. Non so, allora, se ti arriva a te uno così, cosa gli dici? Cosa gli dici? Mi mette in difficoltà, troppo difficile. Perché poi se rispondi per come ti viene, ti bannano e allora non... Sì, questo qua mi scriveva in privato, no? In privato addirittura. Università Bicocca. Poi quelli invidiosi che tu ti fai i cazzi tuoi, perché non si può, no? Ufficialmente non si può. Devi essere come gli altri o peggio. Se no, loro ci pensano a farti diventare peggio. Cioè, è tutto un nascondersi che hai qualcosa di più, perché se no quello te lo ruba, te lo rovina, te lo copia, te lo... Oh. Ma cos'è vita sta roba qua? No, dai, no, no, no. E questo qua mi voleva convincere che io devo andare a lavorare. E invece io ho appena smesso e quindi non vado. Abbiamo un pianeta che galleggia nello spazio. La forza di gravità tiene ancorato tutto e tutti. Adesso sopra e sotto, destra e sinistra, poco cambia. Quando sei su una sfera, un cerchio piatto, sempre galleggia nello spazio infinito. Diciamo sta cosa, perché allora c'è qualcuno che crede nel roba tavoletta, tutti gli altri palle rotanti col sole in mezzo, elio centrico,
e sta tavoletta in mezzo al terzo posto, al secondo posto, terzo posto. Allora, o credi alla gravitazione, eccetera, eccetera, non è la gravità, è la gravitazione. Il che significa che, dato che ci deve essere una sproporzione di massa pazzesca, un peluchettino dovrebbe rimanermi attaccato addosso, invece non rimane. Rimane se c'è un po' di energia statica, se no non rimane. Le briciole del panino dovrebbero girare attorno al ciccione, no? Che se lo mangia, poi gli orbitano attorno, a un certo punto lì le butta via e perdono l'orbita e vanno a girare attorno a una gru che magari pesa 7000 kg, la vicino e girano attorno, ma non esiste sta roba qua, non esiste un cazzo di niente, esiste con il computer, fanno la roba col computer, c'è anche un sito che si chiama Solarscope, e poi andare in giro col mouse, ma è tutta roba dei computer, e la stessa roba la mettono in televisione e ti dicono che anche questo è vero. Ricordo a tutti che, perché sto fottuto a Stefano, che è new entry in questo tipo di argomenti, radio caccola, che diciamo il punto dove casca l'asino, perché senza parlare di luna, non luna, stazione spaziale, sono tante le bufale, è sufficiente dire che non esiste, se esiste, prego, linkatemela da qualche parte, una cosa che guardandola non vi sentite dei cretini, però, non mettetemi robe quelle fatte con dell'orbiter, fatta col computer, quelle robe penose che voi stessi giocate ai giochi di videogiochi, cosa non capite se non roba fatta col computer? Dai! Cioè, siete anche dei cretini, o oltre il limite, perché, cioè, cazzo, li avete i mezzi per capire. In più, vi ritenete anche dei geni perché venite a insegnarci le robe delle terza media. Ripeto, per l'ennesima volta anche questo, i Globetard dicono sempre non hai studiato. Poi, alla fine, abbiamo studiato tutte le stesse cazzate. L'unica cosa, voi ci avete creduto, che questa è la differenza fra me, almeno, e anche mi sembra che Francesco e quelli che ci hanno creduto, c'è gente che ci ha creduto a tal punto che è disposta a fare casini con gente, far tirare rogne per con gente mai vista, poi perché questi qua, chi cazzo, Aldo la manna, questo qua aspetta la manna, ho chiesto una spiegazione, no, cioè, non ha senso se è una cosa ampiamente dimostrata, questa roba non durava 6 anni e invece sono 6 anni, quindi qualcosa c'è. Queste sono risposte mie, si rinnovano oltre il primo non ragionevole tentativo di spiegazione, perché lui vuole spiegazioni, e allora io gli ho detto non è colpa tua, ma è tempo di smetterla, perché in realtà, cazzo, questo qua, tanti non ce l'avevano, però tanti ce l'avevano. E ce l'hai davanti sempre, ce l'hai davanti sempre, devi ubbidire e subire. Che bello lo sfondo, mi piace tantissimo. Fitoterapico, ok, questo è bellissimo. Dun, 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 dun. Lo metto qua perché non lo ricaricherò. Lo metto solo qua. Questa che si ferma e piscia, è bellissima. Yeah! Senti come cazzo gridano. Ma cosa serve gridare? Tra l'altro la settimana prima, il giorno prima, il giorno dopo, la settimana dopo, c'è un altro uguale identico. Con gente magari lo stesso. Questo qua grida ogni volta. Cioè sono a quel punto là, eh? Ah, dicevo, mi aiutano questi poveracci qua. Guarda, guarda. Guarda questo,
guarda questa. Occhiali scuri perché gli dà fastidio, dato che il sole sta tramontando, è molto forte, allora gli dà fastidio il sole, ci vogliono gli occhiali scuri, che ricordo a tutti, bloccano il funzionamento del cervello, in sostanza, ti fanno avere il cervello in semidormiveglia tutto il giorno, se ce l'hai tutto il giorno. E più scuri sono, più bloccanti, tutte quelle cazzate là che ti dicono in negozio, sono più sono bloccanti per il tuo cervello che è sempre addormentato. Non c'è una ripresa che parta da per terra o anche a mezz'aria, va bene, e arrivi nello spazio. Quando, diciamo, passano l'atmosfera o quel cazzo che è, uff, cambia inquadratura, cambia la risoluzione, cambia la grana che vedi del filmato, cambia tutto, quindi si vede che è tutto adesso addirittura non fanno neanche più il cambio, cambiano da la vista laterale, il razzo che va su e la telecamera che inquadra così sul fumo, no? Tac, da quello là, computer. Avete visto quello israeliano? E gente difende questa cosa, eh? Andiamo sul sito incriminato, che poi l'ho fatto io, quindi fatto, un sito che è una galleria di foto e basta, no? Non è un cazzo. Apro tutto perché così si può. Questo è bellissimo, dobbiamo vedere assolutamente. Scompare dal tuo campo visivo, dice Dana e Roma. Chissà di che cazzo parlavano, no? La curvatura si vede dal mare. E come? Se sai dove vedere. Allora, io mi chiedo dove? Semplicemente, dove? Dov'è? A destra, a sinistra? La curvatura si deve vedere. Screenshot per pochi letti. La curvatura per pochi letti. Ma Marco, illuminaci tutti. Così dimostri quello che dici per una volta. Poi un segreto, niente, basta, non ha più risposto, ovviamente. Non ha più risposto. Oh, ricordo che questi poveracci, virgola bevi palle, virgola haters di se stessi, perché alla fine fanno del male a se stessi in questa maniera, perché perdono tempo della loro vita a fare una cosa completamente inutile. Probabilmente lo è anche quello che facciamo noi, e quindi loro fanno una cosa doppiamente inutile. Commentano una cosa che già è inutile. Deep Facebook, gruppo segreto. Questo qua mi ha dato un mio amico anni fa. E ben 12.000 membri, no 35,2, perché uno non è sicuro. E qua dicono queste cose qua, bellissime. Proprio. Attenzione alle parole, sono entrato in un gruppo che crede. E la cosa è deep, cioè a loro va bene tutto, no? Non è che hanno un argomento preferito, infatti lo sfondo è galassia, Putin, internet, il coglione qua, il cane, non c'entra un cazzo, la navetta, Darth Vader. È così. Qua c'è, vabbè, questo perché il nostro pianeta è una sfera, ed il telescopio Hubble, cioè qua io ho salvato solo le cose migliori, ce ne sono a bizzeffe di questo qua. Basta andare sul gruppo Non è un globo, per esempio, adesso in diretta a vedere, però non servirà. E qui concludo. Come farebbe a restare in orbita? Cioè, oh, ricordo, io adesso lo vado a cercare perché mi piace tantissimo quell'immagine. Hubble. Eccolo, l'Hubble, questo qua, no? Il rotolo di Domopac con gli ultimi fogli ancora rotti. Allora, intanto questo qua è un'immagine leggermente HD, l'ho scaricata poco. Questo qua è una tavoletta del cesso. Avete presente quei cessi anni 70 che era tipo lungo, sembrava che va dritto, poi alla fine zoom, ha il tondo qua. Tavoletta del cesso. Adesso, ricordiamoci che questo qua, insieme a tutto quello che è in orbita, si fa 100 gradi sotto zero, 120 gradi sopra zero, ogni 45 minuti, no,
magari questo meno, no? La stazione spaziale va a 28.000 km all'ora, che veramente bisogna essere un cretino col bollino qua doc, quelli marchiati a fuoco per credere sta cosa qua. Oh, un'altra cosa che non esiste, come il filmato del passaggio fra atmosfera e non atmosfera, è il metodo che loro usano per andare da 3.000 all'ora, che è il massimo a cui arriva un razzo, specifiche NASA, non Gianni né Cisco, ai 28.000 per raggiungere la quella, perché sennò gli scappa, no? E quindi non si sa come cazzo fanno, però accelerano sempre più, c'è sempre meno aria, quindi sempre meno possibilità di accelerare. Ricordo a tutti che Gagarin è rimasto intrappolato, fra virgolette, in una zona che si chiama, io la chiamo zona Gagarin perché è quello che è stato più in alto in assoluto, credo, Gagarin, e ancora adesso vale questo record. E là non c'è propulsione, lui voleva tornare giù, non poteva. Leggete il diario di bordo di Gagarin e lui dice: ho tentato per ore di tornare giù, non riuscivo a tornare giù. A un certo punto automaticamente è tornato giù dopo tantissimo tempo, doveva restare 2 ore, e infatti è atterrato tutto da un'altra parte, perché è andato in una zona dove non puoi né forse andare più su, puoi andare tipo Enesi che si tuffano nel mare che c'è sopra, al contrario, oppure però non puoi andare più giù, o forse hanno trovato in qualche maniera, perché io credo che quella ISS tristissima sia una, potrebbe anche essere un laboratorio dove qualche uno studio volante, insomma, dove qualche esperimento di questo tipo lo fanno per fare i filmatini. Però sicuramente non è a 400 km dalla Terra, perché le cose che fanno sono robe terrestri, semplicemente si vede che hanno il coso qua che li tiene col filetto. Se io faccio così, ecco, sembro nello spazio. Se mi metto uno sfondo con i bottoni rossi, verdi, sembro nello spazio, capito? Loro sono così. Ma dovete arrendervi a questa cosa. E invece la gente non si arrende. Non solo, vengono a guarda cosa scrive questo. Cioè, nel senso, quanto scrive. È un'operazione psicologica. E ovviamente cosa prende? Quello che abbiamo visto prima. No, abbiamo visto in privato, mi sembra. Tanker Enemy, che sarebbe Rosario Marciano, che ha detto questa cosa della Terra piace, ce l'ho, eccolo qua, qua, guarda questo che bello, guarda che bello. Purtroppo dovevo premere leggi tutto e mi sono dimenticato, pazienza, ma è vecchissimo questo qua, super vecchio, avrà 3 anni. Sì, proprio questo qua è incazzato come una bestia. Incazzatissimo. Ma non può essere incazzato con me, perché io non lo conosco, capito? No, uno fa un video e tu ti incazzi con lui. Lui è incazzato con se stesso, poveraccio. Con se stesso. Ma quanti così? Addirittura la maggior parte di questi qua non vengono neanche pubblicati, perché YouTube c'è le parole inconvenienti e allora li cancellano proprio. Questo qua mi ha scritto sul modem, perché non mi ricordo dove ho scritto il numero di telefono, vedete il numero sloveno qua, questo qua è il numero suo, come cazzo, però sloveno, mi scrive da un numero sloveno, che testi di cazzo, ovvio che la gente non crede alla terra piatta, chi te ha detto? Se hanno a che fare come gentaglia, come voi. Sempre voi. E io gli ho risposto, ovviamente, non potevo non rispondere. Lui ripete, perché questa gente ripete le cose che sono state dette in televisione, ma dimenticandosi che in televisione ti hanno anche detto altre 1000 puttanate, che se le seguivi eri nella merda, e chi le ha seguite adesso è nella merda. Devo farvi l'elenco? Una Eternit, quanta pubblicità c'era dell'Eternit? Il miglior isolante, il miglior tetto, il miglior quell'altro. Poi quelli che
dicevano, ah, forse è tossico, complottisti, no? Allarmisti, nezidisti, isti, qualche ista gli davano, un ano o un ista, e in maniera che il problema è risolto. Se non, dopo 30 anni, il mio tetto è di amianto, Infatti non posso raccogliere l'acqua, cazzo, un tetto gigantesco, potrei fare tantissima acqua da qua, ho fatto in un'altra maniera, in maniera egregia, direi, con delle tegole, quindi acqua pulita. Almeno finché non scoprono la terracotta tossica. Bellissimo, Radio Ma siamo lì, siamo lì. Del Triangolo delle Bermude. Il Triangolo delle Bermude non sa niente da dire, perché casualmente va su Google Maps, andate adesso se volete, il Triangolo delle Bermude è esattamente la zona di direzionamento dei razzi che partono da Johns Space Center, quelle cazzate che ci sono in Florida, là, vicino a Cocoa Beach, tutta quella zona là, Cape Canaveral, ecco come si chiama, e zone limitrofe, ci sono i lanciamenti dei razzi, ovviamente non li lanciano verso il Messico, no? E verso il Nuovo Messico, li lanciano verso il mare, e loro dicono verso il mare, come direzione, no? Perché dopo vanno in orbita, invece cadono nel Triangolo delle Bermude. Probabilmente l'acqua del mare, come dicono, si sta alzando, perché la NASA continua a buttarci dentro ferraglia, e quindi si alza l'acqua, è come buttare sassi in un lago, no? A un certo punto il lago si alza. Comunque questo qua è fantastico, è bellissimo questo qua, voi, tutto un voi. Perché ce l'ha con tutta la categoria. Sì, ma perché scriveva sulla pagina, no? Sulla Flat Earth Italia. Ah. Ecco, questo qua, no, non è quello. Eccolo, basta con, perché Rosario ha scritto questa cosa qua, per quello il ragazzo in prima ha scritto quell'altra roba, no? Ho voluto dedicare un'ora del mio tempo per visionare questo filmato. Sarà uno dei filmati, quello di Pino, quello di Tommy, così da capire quali elementi supporterebbero bisogno. Se continua con le solite cose che abbiamo visto ovunque, almeno io veramente ho la nausea di vedere questa roba qua, sempre la stessa roba. Oltretutto significherebbe che la nostra stella si troverebbe, ma chi ti ha detto che è 2000? Ma chi ti ha detto? Chi ti ha detto? Anche quelli che dicono, oh ragazzi, io vi dico per l'ennesima volta, e metto anche il banner perché così è chiarissimo, non credo in un cazzo, purtroppo, non credo in un cazzo, vorrei credere in qualcosa che potesse sembrare verosimile, ma non esiste un cazzo di niente. Quello che crediamo di sapere sono 90% puttanate. Quindi non sono terapiattista, non sono ista, non sono ano, non sono carnivoro, non sono questo, non sono quell'altro. Sono uno che fa quel cazzo che vuole, semplicemente questo. Che cazzo che volista, allora sono. Che cazzo che volista, bello. Questo posso essere, mi fregio anche oltretutto, cara bella gente. E detto questo, bisogna cercare, bisogna guardare, ma quella roba di dire anche la cupola, ma che cupola? Ma che cazzo ti viene in mente di dire che c'è una cupola? Sì, c'è un soffitto, magari è dritto, fa rima, quindi potrebbe essere dritto, altro che fa rima, soffitto, dritto. Però potrebbe essere una cupola, potrebbe essere qualsiasi altra, una barriera invisibile che cambia forma addirittura. Non sai. Sappiamo solo, l'unica cosa che sappiamo è che più ti alzi, più c'è radiazione di qualche tipo, ti friggi qualcosa, e più c'è freddo e non caldo, perché senza atmosfera dovrebbe essere più caldo. Invece no, c'è freddo e anche scompaiono le stelle. Quando sei sui 20 km, 25 km, boom, è come se lo strato di stelle ti lo sorpassassi e andassi su. Quindi le stelle sono sotto, però da sopra non si vedono, perché sennò le vedresti attaccate sulla Terra. Cioè, quindi che cazzo sono queste stelle? La Luna, ho appena fatto il collage, adesso l'ho caricato oggi, del video della Luna. Nel 65 lo scienziato, quello là, ha detto che la Luna
tramite i suoi studi, che ovviamente gli studi del dottor Foster non si possono più recuperare. E no, perché li ho persi io, perché ricercatori americani, i controcoglioni così, hanno fatto delle ricerche andando sul posto negli archivi, quant'altro, domandare ovunque, non esiste niente del dottor Foster. Esistono solo degli ex studenti che si ricordano cose. Quindi anche là, e lui, in due parole, ma guardatevi il video, l'ho caricato oggi, vi dico, lui dice la luna non è un cazzo, un pezzo di pietra che riflette, tra l'altro non è sicuramente un pezzo di pietra che riflette, ma vedo qualcosa, wow. Vedo il ragazzo psichedelico totale, bro. totale. Ragazzi. Sì, ma è vero, tu non puoi parlare finché, questo qua devo guardarlo io. Quante ore sei là? No, sono entrato ora, ciao. Ah, va, meno male. Ho visto una cosa. Eh sì, stavamo per addormentarci. Comunque, questo qua era Rosario Marciano. Sì, per dire che no, non asserite cose. Non ha senso. Fate solo una figura da cretini. E tra l'altro vi tirate addosso quelli che vogliono dirvi che allora credi in Cristo, perché quello diceva della terra piatta, almeno questo da dimostrare, devo conoscere ancora uno che ha letto la Bibbia dall'inizio alla fine, dicono di averlo fatto, poi nessuno alla fine l'aveva fatto, però te l'avevano detto. Quindi anche sta cosa qua mi ha rotto i coglioni, cioè io per esempio se non ho un cazzo da dire non faccio un cazzo. Può essere che sto una settimana, un mese, senza fare un cazzo, senza dire un cazzo, perché ho le mie robe da fare. Insomma, spero che succeda anche a tutti voi, se no è un casino. Io questo comunque conosco una persona che una volta gli ho detto se ha letto la Bibbia, mi ha risposto non l'ho letta, ma avevo l'audiolibro e l'ho ascoltata tutta. Oddio, è meglio di niente, dai. È bellissimo, l'ho ascoltata tutta, cioè ascoltare tutta la Bibbia letta, non so da chi. È anche quello, ti fai due coglioni. ma magari l'ha fatta un po' a puntate ogni sera per addormentarsi. Ah, può essere. Mattia, hai un bellissimo soffitto, no? Ci sono. No, perché qua c'è lo scotch, e questo qua no. Devi vederlo. Devi assolutamente vederlo. Stavo facendo una... ma aspetta, facciamo un piccolo passaggio su questo qua, perché avrei una piccolissima una domanda e mi piacerebbe se poteste rispondere. Questo qua da Trieste proprio. Mi piacerebbe se le risposte fossero vostre personali. Sto provando a aprire la mia mente, questa teoria mi vengono verso i dubbi, quindi potete provare a rispondere. Cioè lui analisi tecnica, Marco Sturm sta chiedendo informazioni che può trovare benissimo da solo e in qualsiasi posto lui vuole, in biblioteca, sul web, domandando sua nonna, qualsiasi libro di scienze, qualsiasi cosa lo può sapere. No, invece lui lo domanda a una pagina web. Questo qua secondo me denota un disturbo fuori, proprio fuori, e è una cosa che non è propria di Marco Sturm, perché riguarda l'89% della popolazione mondiale, questa cosa qua, purtroppo. È una cosa di una tristezza infinita. Auguro a tutti di guarire, anche se so che non succederà mai. Guardate che cazzo ha scritto questa! Che questa roba! Al posto di perdere tutto sto tempo a scrivere, poteva andarsi a leggere qualcosa. Ma è un matto! Poi io mi ci gioco il coglione destro, stavolta, più importante di quello sinistro, che ha scritto tutto col telefonino, magari fermo a un semaforo con la gente che gli dice passa, lui non passa, o poi dopo sbatte con la testa sul palio, no? Questo è il quasi il numero uno, perché il numero uno viene dopo, ce l'ho proprio, foto del diario. Allora, ti ricordi, Mattia, questa qua dello scotch, che c'era sto qua, sì. Ma si può ancora vedere. Tra l'altro questi cazzoni non tirano via la roba, resta là. Resta là le figure di merda che fanno. Questo qua è lo scotch tutto ingiallito e strappato del campeggio.
quello che resta sotto il sole 3 mesi e a un certo punto lo butti via perché è una specie di crepe Suzette, no? Senza il Suzette, solo crepe. E quindi lo butti via. La risposta a questo scotch è il genio. Questo qua è avanti, avantissimo. Cioè quella roba di carta pecorita là fa tenuta stagna per la pressione. Nastro isolante futuristico. Ma se io ho un buco sul palloncino d'aria, neanche sul palloncino gli metto le scotch. Certo. No, no, non funziona. A un certo punto viene fuori. Forse sì, sul palloncino, dai, sul palloncino. Ma già lo facevamo, sul tubo facevamo da piccoli. Cioè, qua non si parla di una pressione di mezza atmosfera, si parla di vuoto assoluto. Questi qua, no, qua non voglio sapere, troppo da leggere. Questo qua dice, questa è la vera forma della Terra, senza l'atmosfera. È stata creata dai satelliti sopra la Terra che creano una mappa 3D della Terra senza l'atmosfera. La Terra è una perfetta sfera in realtà, con alcune parti dritte. Tipo lui dice che fra il Madagascar e non so che cazzo c'è qua, l'Australia è dritto. Dal Madagascar vedi l'Australia, invece l'Arabia Saudita non la vedi perché c'è la curva tua. In realtà vedi tutto dappertutto, vero Giovanni Colli? Però così è anche un po' di forma convessa di sostenitori della terra cava, vedi? In quel modo li pigliamo tutti, c'è cioè un po' di piattismo, un po' di sferismo, un po' tutti quanti, la forma che metteva tutti d'accordo. Guarda, ti faccio vedere una cosa, se fosse così... Dato che la gravità è dovuta alla distanza dal centro della Terra, la curvatura, eccetera, ci sarebbe questa differenza, mentre invece non c'è un cazzo e ovunque si vede tutto. Cioè, ci sarebbero queste zone piatte, come dice lui, ma non ci sono, sempre come dice lui. Anche questo qua è abbastanza genio anche lui. Sì. Vacuum, non vacuum, cioè c'è il vuoto assoluto, succhiazione assoluta, atmosfera bella tranquilla con le foglie che cadono così, e in mezzo niente. Cioè, se tu hai il palloncino, perché si chiama palloncino? Perché intorno all'elio c'è un cazzo di barriera, no? Ma se no si chiamerebbe gas, ma non sarebbe là sul filo, sarebbe in giro. Perché in giro? Perché si mischia col resto, se è atmosfera. Figurati se è vuoto viene, boom, viene automaticamente, vi ricordate per fisica, al primo anno di fisica ti dicono sta cosa. Contenitore stagno con dentro niente aria, vuoto assoluto, facciamo finta che sia, l'abbiamo fatto più possibile, la mezz'ora di macchinetta, però facciamo finta che sia vuoto assoluto. Quando gli liberi dentro un gas colorato, quel gas non fa in tempo a andare da nessuna parte, che istantaneamente viene risucchiato dal vuoto e va a coprire tutta la massima superficie possibile, volume possibile, di quel solido. Anche se è poco gas, si distribuisce dappertutto. Questo fa il vuoto. Se fosse stata atmosfera, faceva la pisciatina e basta, perché la pressione è uguale. Quando c'è pressione negativa, qualsiasi cosa, come le bolle, basta che guardate le bolle, tutti gli adesivi della Space Station hanno le bolle, non sono neanche stati bravi a mettere un po' di saponata sotto per attaccare l'adesivo perfetto, sapete come si fa, no? È una stronzata numero uno, metti un po' di acqua e sapone.
l'adesivo è tutto che balla, lo metti nella posizione desiderata, se serve metti di scotch, perché ciò che stia fermo molte volte se è verticale cade giù. Quando si è asciugato tiri via tutte le bolle, perché col sapone vengono via come l'anello quando metti il sapone per tirarlo via, uguale. E quando si è asciugato, cazzo, è perfetto. Neanche questo non sanno fare, quindi gli serve un bambino con lo skateboard che gli insegni queste cose. Non so, veramente, sono veramente messi male. A questa cosa qua del barriera, non barriera, il gas è contenuto dentro, come non si sa, c'è il genio. Sì, male, perché sì. È sì la risposta. Non è che lui nega che sia questa condizione. C'è. Ma la barriera c'è ed è formata da gas leggeri accumulati in miliardi di anni a causa della forza centrifuga. Che affermazione. Ma che cazzo ci vuole? Oh, sanno tutti questa cosa. Come può venirti in mente di chiederti come fa? Non so, come ma io veramente non... Questo ve lo lascio, guardate. Parlate voi, io stacco un po' il microfono perché devo fare una cosa che nessuno può fare per me, solo io posso farla per me. Questa è più CGI di così si muore. Forse addirittura fatta a mano da un artista. Questo è il massimo. Questa è quella con cui ti hai letto, dicono... Cisco. Mi senti? Ma tu mi senti tu? Sì, sì. Tu mi senti? Perché io non ti sento. Aspetta un po', vediamo se ho da alzare dei volumi. Ma io ho tutti i volumi al massimo. Non mi senti? Forse mi ha messo in muto anche Gianni. Il mio audio non si sente. Gianni, ma tu mi senti? Io sì. Si sono mutizzati tutti i microfoni, forse. Comunque, questo dice, dato che, ragazzi, io vi perché vi scrivo i titoli in inglese? Io l'ho letto, l'ho letto. No, a voi due, stronzetti, a tutti quanti gli altri anche, quindi anche voi due, anche me stesso. Perché l'inglese è importante. Se fate le ricerche in italiano trovate il 15-20% Grazie. Delle notizie e anche con alto rischio di bufale. Mentre invece se capite questa lingua che purtroppo è la lingua, purtroppo perché è monca, gli mancano delle cose tipo il congiuntivo, non esiste, non puoi devi fare una specie di futuro e sperare che quello capisca. Ma che cazzo è? Non esiste, cioè play vuol dire tutto. Vuol dire gioca, vuol dire sì, vuol dire fai, go, vuol dire tutto. Go. Vabbè, go for it. Cioè tutto. Questo qua dice, sto usando questa... finisco il discorso, scrivo i titoli in inglese perché è un titolo, non è tanto lungo, 3-4 parole le potete anche andare a tradurre. E così... Vi incoraggio, no, nell'apprendimento di questa cosa. I'm using this picture to let the people know I believe. Cioè, sto usando questa pittura, in realtà vuol dire foto, picture, però nel nostro caso casca perfettamente perché è una pittura. Chi crede in questo può direttamente premere la X rossa sul bottone da in alto, chiudere la finestra e non tornare mai più, perché vuol dire che è un baby palle. Io sto parlando di te, Madonna! E lui dice testualmente, sto usando questa foto per far sapere alla gente che io credo, non che ho visto, perché è col link dove potete vedere anche voi che è la prova definitiva, no, che io credo, perché è questo l'oggetto di tutto. La gente crede, e anche l'apostrofo fra gente ancora di più, crede o non crede? Crede a una roba? Non crede? Cioè, avete questo, che è il mondo in tasca, ce l'avete. Questo qua l'ho preso sul treno, guardate che bello. E si illumina anche al buio, quello della maniglia. Casualmente avevo il temperino,
preso Davide del Vetro, bello grosso anche, fluorescente. Crede o non crede, non c'è, cioè, quello là vi dà l'accesso a tutto, però c'è un però, c'è chi lo usa previa accensione del cervello, che se però non l'avete mai acceso è un casino, come fate? Cioè siete schiavi di Facebook dove credete o non credete alle cose che scrivono, anche quelle dei vegani purtroppo, cioè, è una cosa, non dico di Facebook, ma poco via da là. Perché si crede, non si crede, si prova, mi hanno detto prova, come prova? Come prova? Prova a salire su una barca che ha più buchi che rematori. No, rema tu, dopo mi dici, se ho qualche anno, non è una cosa di domani, se ci sentiamo, io non ho fretta, anche perché ho il mio latte qua, e cazzo me ne frega! No? Che io credo in una spherical Earth. Sentitevi liberi di reggere di più dettagli sulla mia pagina. Io ho cancellato il cognome, quindi chissà chi è questo qua, però ce ne sono, come questo ce ne sono a manetta. Ci sono certi che hanno questa immagine qua come copertina, quindi boh. Come se fosse una prova. Sì, questo qua è un dottore, sa tutto. Mamma mia. Il mio audio si sente ancora? Sì, io sì. No. Ragazzi, è stata l'ora che vado a cenare. Comunque, è stato un piacere. Oh, grazie della partecipazione. Buonanotte. È stato molto bello. Buon appetito. Ci rivediamo alla prossima, dai. Ciao, bello, ciao. Grazie, ragazzi. Ciao, buona serata. No, non vedo curvatura. Non c'è curvatura, perché se c'era in questi 6 anni qualcuno l'avrebbe trovata e wow, grande scandalo, niente, come il fatto di riscrivere i libri, no? Ah, questa notizia farà riscrivere i libri di storia. Avete visto qualche libro di storia riscritto negli ultimi 50 anni? No, quindi insegnano sempre le stesse cazzate, quindi non c'è la volontà, come nello Stato italiano di merda. Ah, questo comincia bene, perché vabbè. Con la bestemmia. Sì, c'è, boh, vabbè, pazienza, no? Siete te le cazzo di capri ignoranti, che c'è vero di cazzo. Questo qua è è uno che va in giro con le ammazza, è ferrata, o va in stadio, roba del genere. O è qualche partito politico. Sì, è caduto in qualche una delle peggiori reti per cretini. Prendete un elicottero, no? E basta andare sul volante dell'Antartide e sul torneo del punto di partenza. È troppo difficile. Cazzo, è difficile sì, ma anche perché ti sparano un missile. È difficile sì. No, non si va in Antartide. Oh, cazzo, vediamo. Questo qua ce lo mette, e io posso fare tutto. Che bello poter fare tutto. Allora, prima vediamo il sistema antartico, perché va visto. Ministero degli Affari degli Esteri, gli crediamo? No. Gli crediamo? No. No. Oh. Nel 1959, vi ricorda qualcosa questa data? No. Approfitto per dirvi una cosa a tutta la popolazione mondiale proprio, questi 4 e anche gli altri 4 che guardavano prima. Avete notato che da un po', se tu clicchi così per copiare, ti compare questi cazzetti qua, che prima non venivano. Adesso non è difficile fare clic destro a copia, no? Però in ogni caso da un anno, diciamo, ti compare questa roba qua. Hai notato, Mattia? No, perché no. Allora, il PC da molto che non accendo. Anche se fai così, hai quando è molli, tac, ti compare il cazzetto. Search, copy. Probabilmente è una cosa integrata di browser. Adesso fa su tutti. Però a me viene in mente, quando fai copy, a chi lo mandi? Su che, ok, si copia negli appunti del sistema operativo, ma anche da qualche altra parte o no? Siamo sicuri di no? Non saprei.
comunque, curiosità così. Ovviamente l'Italia l'ha, l'ha ratificata nel 1981, quindi 20 a 30 anni dopo, veramente vergognoso. E come i diritti umani, glieli hanno presentati nel 66 e loro nel 77, quindi 11 anni dopo, hanno ratificato, eccetera. Il trattato, che ve lo metto nella descrizione del video, anzi lo metto qua e poi lo ricopierò, blim, blum, blam, questo trattato qua è una cosa che invito tutti a leggere, non leggiamo adesso, è lunghissimo, cioè non è lunghissimo, ma per questo video è troppo lungo, però abbiamo un'altra cosa qua molto bella, il viaggio in Antartide. Questo è uno, non ce ne sono molti per la verità, però questo è uno. Atacama Travel, ultima frontiera, una meta estrema per i viaggiatori non estremi a un prezzo speciale. Buon prezzo, vedrete che bello. A un prezzo speciale, l'Antartide è una delle ultime mete vergini accessibili al nostro pianeta. Una continua emozionante serie di sorprese mozzafiato, il clima è assolutamente il più gradevole del previsto. Quindi non è vero che sono meno 89 gradi, no. La temperatura media è superiore a 0 gradi, meglio di una giornata d'inverno nel nord Italia. La luce, gli uccelli, eccetera, varie specie e basi scientifiche. Questo qua è bello. Il viaggio in Antartide, come tutti i viaggi turistici, in una nave di destinazione, è accessibile a chiunque, senza alcun limite di età, necessità di preparazione fisica, allenamento, acclimatazione. L'atmosfera sulle navi è rilassata, però non so, devo illustrare, guardate il bel percorso. Se l'Antartide ha un cazzetto verso il Cile, no? Che è questo, e qua c'è Deception Island, da qualche parte qua, una di queste, mi sembra che è questa, e che vuol dire isola della distrazione. Non nel senso che ti distrai e ti svaghi, ma nel senso che che prendi una cosa per un'altra, in sostanza. E il tour con la nave è questo, vanno dentro qua, fino a Deception Island, tornano fuori, tornano qua, vanno qua, tornano in Cile. Questo è il viaggio in Antartide. Cioè, è come la traversata che si è fatto quel deficiente, che io ho detto, boh, la fa da una parte all'altra, parte in Tasmania e arriva, che ne so, in Cile, no? È partito qua, è arrivato qua. Questa è la traversata dell'Antartide. Bella, no? Un grande. Ah no, sì, ha aggiunto un pezzo. Io non gli credo. Non gli credo, perché il tempo non basta, primo. Quindi non è tutto dritto. Cioè, basta correre. Sarà anche salite, discese, montagne. Lui ha detto che ha fatto un pezzo fino alla metà e poi da qua ha fatto così fino a giù in fondo, fino al centro, su polo sud, poi è tornato qua e è andato via da quest'altra parte. Andate a vedere, una cosa vergognosa quella che ha fatto, perché la presentano come traversata dell'Antartide. Ha traversato tipo 1000 chilometri, ci sono da qua a qua. È una cosa vergognosa, come andare da Milano a Reggio Calabria, tipo. È una roba veramente pietosa. E qua, questo qua non è che costa poco, perché dicono che sono prezzi invitanti, ma non è vero un cazzo. Anche questo lo metto nella descrizione, lo metto tanto qua, perché è una cosa interessante, abbastanza ridicola, anche se piace ridere. Ciao Nicola. C'è tutto, no? Ecco, 6 cabine, non hai prezzi, voglio vedere. Qua ti dicono dove vai, come, trattamento di pensione completa a bordo, le isole Shetland del sud, che sono quelle in alto, no? Vicino alle Falkland, no? Sono le Falkland, quelle tutte ghiacciate, no? Sole, Antartico, quell'altro, 22 dicembre 2017, 21 marzo, saranno anche quelli nuovi, forse, o forse questi hanno smesso di farli, però costa un cazzo, no? 6.600 euro la più, 5.900 la più, 11 giorni e 11, 10 notti,
quindi l'ultima notte ti buttano giù dalla nave, tipo non c'è la notte l'ultima. 13 notti, 16 giorni, diversa durata, esclusi voi, ma che cazzo vai a fare? È ovvio che non c'è freddo, ma non c'è neanche sotto zero, come dicevano, perché ti portano in un posto che è meglio restare in Cile. Non, che cazzo vai a vedere? Non c'è niente. Ma poi mica lo capisci dove sei veramente. Ma no, comunque è talmente grande. Ufficialmente il perimetro dell'Antartide è attorno ai 16.000 miglia. Quindi è parecchio. Figurati. Non vedi neanche 50 miglia. Figurati cosa si può capire andando in giro. Sì, capisci che non fai il giro di un cazzo, fai questo e basta. È così. Come praticamente se ti trovi al centro, è come, è come quando vai al mare e non vedi, non sai dove sei. Non serve a un cazzo praticamente. Comunque, grazie dell'idea. Terapia, qua sì, qua mi ero rotto il cazzo e cominciavo a rispondergli perché basta, dai, cioè, come va, dai ragazzi, rendetevi conto anche, no? Suppongo, no, questi guarda, il romanziere, qualsiasi cosa scrive, comunque, cioè, mi è pesante, almeno a me mi è pesante proprio, a me mi, ho detto. Grazie dei 10 guardatori, perché anche oggi siamo oltre la NASA. Metà dei video live della NASA sono a 5, 1, 3. Una volta erano a 30.000 o 2 milioni, roba del genere. Non guarda più nessuno quella roba. Che strano. Questo qua, ragazzi, gli incollatori di libri li avete visti tantissime volte. Andiamo velocissimi proprio, anche perché è già un'ora e 12 minuti. Che cazzo abbiamo fatto in questa ora? Non dico, è possibile. Ci ho messo quasi 60 anni per capirlo, però fin da piccolo le cose non mi quadravano. Questi fanno i simpatici, no? Grazie per le semplici spiegazioni che hai dato in modo da far capire. Ah no, questo è sincero, perché fino alla fine non... E questo cosa gli ha risposto? Caio Semproni è quello di YouTube, no? Sempre lo stesso. Grazie. Ah, no. Questo è YouTube, infatti. Ma tu voti. Adesso. Votare serve a dirgli ok, mettimelo più in fondo. Capito? Quindi è inutile dire ah, ma il mio, la mia bandiera è rossa, e la mia è bianca, e la mia è giallo-verde. Giallo-verde è il cavo di terra, ecco, è l'unica cosa che esiste realmente, esiste, e là lo vedi giallo-verde, non c'entra un cazzo, questi qua, praticamente, l'allarme del garage. Oh, che suono è? Lo tuo? Senti? Sì, lo sì, senti? Sì. Oh, io vado ogni volta e non c'è mai un cazzo, però, perché ho i gatti, no? Tutte volte vanno loro, però vado a vedere che mi lascia. Prendo l'ascia un attimo. Eccoci.
Eccoci qua. Obrigato. Io ho sentito dei strani rumori nel bosco. Comunque io l'ho scritto all'entrata della proprietà, perché comunque è una proprietà privata, non è mia, però io ce l'ho in concessione, gratuita forever. Ah, Digger, Grave Digger. Ciao. Ciao. Che uno entra a suo rischio e pericolo. Cioè puoi perdere, ho scritto anche in sloveno, puoi perdere un braccio, quindi sei consapevole che io ti posso ammazzare. Ho tante armi nascoste dappertutto e non ho nessuna paura di usarle. Sull'animale avrei qualche remora, perché a meno che non ho fame in quel momento, non... magari era un orso. Non si deve giocare col cibo, come ha detto nonna. Comunque, proseguiamo. This position is ancient the surface flat earth conspires Oregon Montana, dove praticamente sto qua deve essere amico di Marco Leone, no? In Oregon Montana si vede la curvatura. Beh, è chiaro che questa è la curvatura della Terra, no? Non è il grand'angolo tipo spioncino. Tra l'altro queste telecamere qua, se la metti verso su, curva di là. Se la metti verso su, curva di qua. Verso giù, verso su, cambia, no? La devi tenere esattamente con la metà sull'orizzonte. Se no, si sbarrella, come dice distorted barrel, no? Esatto, come dice questo. Che cazzo hai avvisato? Cosa hai avvisato? Io ho avvisato? No, non ho avvisato. E lui ci dice che si può vedere la curva. Cioè, quindi questa qua è la prova. Prova, basta, dobbiamo... Chiudo le pagine, tutto, chiudo tutto. Questo non c'entra un cazzo. Ma perché mi hai bloccato? Questo qua mi scrive. No, mi scrive... Ah sì, ma vi rendete conto di quali deliri andate divulgando sul web a terra piatta il trattato di cui fa riferimento a una bufala palesata... migliaia di volte, non esiste nessun trattato, migliaia, cos'è? Dove esiste? Migliaia dove? Da chi? Palesata. Non esiste alcun trattato del genere, ci fanno le crociere intorno all'Antartide, che grazie coglionaccio, però purtroppo arrivi dopo il tuo amico Cretinetti e quindi abbiamo già parlato delle crociere in Antartide, che è una cosa veramente tristissima. Anzi, anche questo vi invito, se lo sapete già oppure se avete voglia di fare una ricerca, ditemi se ci sono delle crociere con percorso diverso da quella cosa pietosa che abbiamo visto, quel budello l'ha fatto a U, là, così. Vi devo mandare il link di chi le organizza? No, perché abbiamo già visto. E questa cosa dell'iPhone è una cosa gravissima. Perché, sarà anche nulla, perché è una merda, pesa tantissimo, ha la telecamera che è una merda, ha la telecamera davanti che è super merda, l'audio fa cagare, la batteria non dura un cazzo, si dura abbastanza. No, Gianni, io sto usando un iPhone. Tre giorni, però davanti invece che la plastica ha il vetro, e però li puoi comprare, è come andare in giro con i tacchi di vetro, e però li puoi comprare la protezione e attenzione ancora di vetro, quindi non solo compri un telefono che ha un vetro da vetro cazzo. Questo qua, io il pavimento di legno non si rompe, ma se lo butto per terra sulle piastrelle si rompe. Cazzo, cade il telefono, si rompe. Infatti, il telefono di mio papà, che me l'ha regalato tanto tempo fa, è caduto, sai dove? Mica sulla pietra, sul legno è caduto. Si è spaccato tutto il vetro qua. Vecchio, lo butterò via, lo uso ancora per le telefonate. Comunque questo tipo di gente... E, tra l'altro gli ho detto, io ero disposto a dargli 100 carte se mi portava qualcosa di serio, però non mi ha mandato né i link che insomma non mi interessavano, ma neanche nient'altro, solo che migliaia di volte, ma non si sa da chi e come,
Poi basta, non è che bisogna andare a vedere Eric Dubai, perché ci sono tantissimi documenti. Andate sul gruppo Non è un globo e là c'è l'area file dove ci sono i documenti, li ho caricati io e anche altra gente, di tutto. C'è William Carpenter, c'è, che cazzo ne so, Robotham. La risposta data dalla scienza ufficiale è che la Terra è talmente grande che la curvatura non può essere percepita a altitudine inferiore ai 10 km. Qua già 10 km. La NASA invece e Focus dicono 20 km. Il dato di 10 km comunque da prendere con le pinze. Ogni volta così, nella frase dopo smentiscono quello di prima. Quell'altezza curvatura è difficilmente riconoscibile ad occhio nudo. E infatti, dice Marco Leone, però lui parla della spiaggia, bisogna saperla vedere, non basta vederla, basta bisogna saperla. E anche se può essere individuata con una buona macchina fotografica, capito? Cioè tu non la vedi, la macchina sì. Ma che cazzo? Di solito è il contrario. Fate una foto della Luna. Questo ha 14 megapixel. Che dopo 4 anni sono passati, è ancora buono. Fai una foto della Luna, ti viene un pallino tutto sfocato di merda. Mentre tu la stai guardando e vedi tutti i cazzi di Buddha che ci sono dentro, perfettamente sciarpati, perfetti. E la Luna non è né troppo luminosa né un cazzo. Perché non riesci a farle? Secondo me è fatto apposta. Secondo me è fatto apposta. Grandi fotografie, la Luna no. Beh, non ha l'auto luminosità, no. Sì, perché anche qua ci sono i bei pali, cazzo. Un po' è vero, perché è vero. Però, cazzo, dovrebbe essere in grado di distinguere, no? Se fai una foto al lampione, provate a fare una foto al lampione. Il lampione lo fotografi, porca puttana. La Luna no. Il lampione viene il pallino bianchissimo al centro, però il contorno del lampione lo vedi. Non viene un, dato che c'è la luce là e tutto in tono buio, viene una merda. Solo la Luna viene una merda, come se fosse fatto apposta. E questa qua è una cosa che mi ha fatto sempre girare il cazzo. Quando questi telefonini hanno cominciato a migliorare, ho detto, boh, adesso vai, no? Niente. È una questione di disposizione. È questo che volevo dire prima. Anche. Qua Carlo, mio amico, carissimo, ha mangiato a casa sua, buonissimo, i ravioli, mamma mia, speciali, sua mamma, gentilissima, suo papà, ancora meglio, troppo ridicolo, è fortissimo suo padre, e il cane, Pino, è pazzesco, e suo fratello è tipo mitico, tipo, perché non è mitico, è tipo mitico, no? Però ha cominciato a dire Terra è quadrata, come un raviolo, e il sole va di là, poi scompare, torna dall'altra parte di nuovo, poi scompare, torna dall'altra parte di nuovo, poi scompare di là, torna dall'altra parte. Oh, per quel che sappiamo di come funziona il tutto, potrebbe anche essere così. E lui dice, non lui, la sua visione, che è presa da Free Energy, si chiama il canale, Free Energy, che significa una libera incapacità di rispondere. Non energy, Free Energy vuol dire incapacità a dare una risposta. Che non è messo a caso, ho detto, è infatti la prima cosa che gli ho detto, perché mi ha detto guarda questi video qua, è una teoria. Quelli sostengono che c'è la mappa quadrata, quella di scuola, no? Con tutti i continenti così, tipo grappoli d'uva, e che il sole fa la pacmanizzata così avanti e indietro. Quello che mi ha preoccupato è che dopo un po' ha associato questa cosa qua al Cristo. E là mi sono veramente... Cioè, era caduto solo un coglione, poi è caduto anche l'altro. Questo qua, diciamo, lui se la prende con i terapeutisti, no?
che non so chi siano. Sì, so chi sono. Ci sono certi che addirittura si dicono da soli: io sono un terrapiattista. Ma sarai un cretino, perché sono abituati, sono abituati a dire sono comunista, sono fascista. Sì, c'è quella cosa che c'è anche su Facebook, cercano gli amici, ci sono certi che si struggono per ore a capire che foto devono fare, se al gatto o alle fragole, per fare un po' di like, perché se no senza like, cioè, oh, gente, questo qua, spegni l'interruttore, non esiste più un cazzo, è tutto finto, balle, io lo uso per dire cose, però anche se domani non posso più dirle, cioè, chi se ne frega, ma chi se ne proprio frega. E questo com'è? Con la bandiera del sai quelle bandiere che si mettono le pecore quando c'è l'attentato in Francia, c'è la bandiera della Francia, l'attentato in Spagna, c'è la bandiera, ti ricordi che roba? Sì. È una roba di una tristezza infinita. Fai quello, tutti che lo fanno. E lui dice qualsiasi cosa a qualsiasi persona, indifferente cosa dice e a chi. Non può dire niente a nessuno, solo a se stesso dovrebbe dire qualcosa. Questo, povera gente. Ciao. E questo qua gli ho risposto io perché ero là. Ti va di chiacchierare? Sì, potremmo. E qua gli ho detto, Gianni, abitavo a Trieste. Caterina Favarò. Quindi già non fa oggi, fa più avanti. Di che ciarliamo? Di quello che desideri. Come hai scoperto le palle inventate come quella della Terra? Ti dispiace se ti faccio una domanda? Ti ricorda quello che abbiamo appena letto? Le domande. A che livello ci crei? Questo, guarda, questa frase qua racchiude tutto il senso di questa ora e mezza che siamo qua. Perché non è solo credere o non credere, come dicevo prima, ma c'è di più. C'è il livello di credenza. Se è una credenza con quattro ante o quella con due ante sole. Con i vetri magari, no? Credenza a vetri o solo con le portelle. Cioè, oh, ma che cazzo è? Capito. Questo, ha capito questo. Ma io dubito. Poi... me lo sentivo, bene questo, poi l'altro, me lo sentivo, comincia a verificare, ti consiglio, io cercavo di non insultare nessuno, anche soprattutto le signorine gentili, no? Potrei credere solo a quanto scoperto e prodotto da te, e sarebbe da dire prodotto da te, quindi c'è un punto di domanda per ogni parola che ho detto. E poi io volevo sapere, no? Dato che mi fa I, E, O, A, U, E, A, a che livello? E che indagine hai fatto sulla curvatura, su che? Immagino nulla. E no, volevo dirgli vaffanculo già subito, però ho detto ma che cazzo vuole? E poi infatti ho fatto bene aspettare. Se ritieni si debba credere o no, perché questo è che mi ha detto lei, no? Perché non mi hai risposto? Cioè, questo è questo. Questo è questo. Lei torna qua. Ci credi? Ah, un momento, questa qua sta scrivendo a Flat Earth Italia. È come scrivere all'Associazione Nazionale del Salamino Piccante e dirgli, ma voi credete nell'inserzione di un po' di piccante nei salami? Cioè, ma che cazzo gli ho domande a fare? Allora, no, l'ho provata, è diverso. Dimmi tutto, non c'è niente da dire, fallo, non dormirai per qualche giorno, ma poi diventa meno faticoso. Ti do però uno spunto. Io metto sempre questo, ho fatto anche il video perché lo ritenevo opportuno, da fare la prova, da capire, tutti quanti posso farla, da capire se può rappresentare qualcosa, perché uno che fotografa, come ho detto l'altra volta, non la riprendo perché è lassù in alto, la palla, no? Cioè la luna da una parte e dall'altra, anche se fossero tutte e due all'orizzonte,
che, cosa che non era, perché le foto dei Moon Test, andate a vedere il video Moon Test, e la mia foto era all'orizzonte, neanche, perché era comunque un 20 gradi alzato, perché c'era un monte là da casa mia, quindi comunque dietro al monte non potevo fotografarla, quindi l'ho fotografata tipo così, no? Tipo così, leggermente 20 gradi, 15 gradi alzata così, quindi non era neanche orizzonte. Lei l'ha fotografata, si vede appena in questo pezzettino di foto qua, la mia è questa, infatti era sera, alle 7:30, lei era alle 5 di mattina alle Figi, l'ha fotografata, questo è il traliccio delle luci, questa robetta che si vede qua, e quindi il traliccio delle luci non è là per terra, è in alto, soprattutto se lo fotografi e vedi i fili che vanno via così, quindi vuol dire che è fotografato abbastanza in alto, non dico allo zenith, ma in alto. Quindi se lei ha fotografato in alto, basta uno dei due che fotografi in alto, e non fotografano la stessa cosa su una palla. Ma se noi prendiamo questa cosa e la facciamo così, loro sì che fotografano la stessa cosa senza problemi anche. C'è da dire questo, parlavo ieri con mia mamma proprio, dicevo proprio un riassunto, no? Sulla luna, perché adesso prendiamoci interessante. La luna non è che uno gli vede di qua e uno gli vede di là, cioè non ha culo la luna non ha culo, in più è come un trasferello sul vetro, uno lo vede così e uno lo vede così, ma girato come se, non, se fosse trasparente, dico, no? Sicuramente non è una pietra che gira nello spazio essendo illuminata dal sole, che è talmente di regolite che ci riflette tutto il sole, addirittura certe volte oggi, visto che bella luna che c'è, fa una bella luce, quindi fa lei la luce. Se c'è una cosa bianca in mezzo al bosco scuro e lei illumini, non è che, anche se è bianca, anche se è fosforescente, anche se è riflettente, fa luce un attimino là vicino, ma basta. Non la vedi da lontano, il riflesso, non vedi un cazzo da lontano. Da 384.000 chilometri, che già, cioè sono 384 Italie, gente. Tu da Milano a Palermo, vedi? Una roba larga, anche se fai le dimensioni, che ha veramente nello spazio delle balle spaziali la Luna, non la vedi? È come vedere, non so, una macchina da Trieste a Torino, non la vedi? Col cazzo che neanche un camion non lo vedi. Ma è tutto così, verificate anche, non so, la dimensione di Plutone e la dimensione della Luna. Per quel che riguarda la gravitazione universale, Plutone dovrebbe attaccarsi da qualche parte o la Luna non dovrebbe essere attaccata alla Terra, perché ogni tanto è più vicina a Giove che alla Terra quasi. Quindi, o a Marte o a Venere, tanto le balle spaziali possono dire quel cazzo che vogliono, è tutto fatto col computer, il giorno dopo fanno di conseguenza, no? Così sia scritto e così sia fatto. Allora io gli ho detto non commettare ma rifare il test della Luna. E quindi non so, non è lei che deve fare, sono io che devo credere. Devo credere. Mi dice che devo credere. Ovviamente, e io gli ho detto, voi siete fottuti perché credete alle palle. Che, cara gente, non sono mica solo spaziali, ma col cazzo, sono la balla spaziale è solo uno degli argomenti, ma proprio... Proprio un argomento addirittura marginale. Quello della Terra, della forma della Terra è fondamentale, io credo, però non vitale. Cioè, tu puoi andare avanti non sapendo, infatti lo stiamo facendo, la forma della Terra. Pensa ad un fallito che non ha mai combinato un cazzo nella vita e si trova davanti un curriculum della Cristoforetti. È normale che rosi. Allora, io in linea generale i commenti li leggo in questa maniera. Lui parla per esperienza personale, perché come cazzo ti può venire in mente una frase del genere? Vuol dire che ti è successa a te,
hai visto il curriculum a Cristoforetti, ma perché dovresti vedere il curriculum? Questo qua l'ho visto su Quora, mi sembra. Avevo fatto una... Non so perché ho lasciato questo. Ah, siete. Sì, questo è puro bevipalle. Completamente puro bevipalle. E no, cioè, troppo. Questo qua poi fanno robe ancora. Sì, ma guarda che faccio, cazzo. Ma come? Ma metti un logo piuttosto, dai. Eccolo. Poi ci sono post così, al contrario. Pulizia di cervelli funzionanti. Se qualcuno dei miei amici è un drone della terra piatta, disamicatemi now. Qual è il significato di questa cosa? Perché cosa che ho scritto? Ah, lui è... E io gli ho scritto, intende che lui non ha mai verificato un cazzo quello che riteneva di sapere e non lo farà neanche in futuro. In una parola, belli palle. È una libera scelta. Povero mondo di pecore, buona fortuna. Perché io gli dico sempre buona fortuna. La buona fortuna gli serve a lui, perché se uno vede una cosa e non la verifica, potenzialmente è una cosa importante, perché terra piatta è il contrario di quello che crediamo di sapere. Quindi io almeno, se la vedo prima volta, dico cazzo, aspetta che controllo, soprattutto lascio la pagina di Facebook là, non scrivo il commento, non scrivo un cazzo, prima controllo, no? Dico, questa roba qua, apro 10 siti, a un certo punto 3-4 dicono la stessa cosa. Ma perché? Ma ti sentivi col sangue alla testa e quindi ti sei messo al contrario? Sei al contrario. Nonostante il fatto... Ah, questo qua è la descrizione di un sito tipo Wikipedia. Quando vai a cercare sostenitori, Flat Earth Society, la descrizione di Wikipedia, fisica sperimentale, insomma, e sei laureato, no? Sì, Dana e Roma fa sempre associazioni di parole, così, boh, sono un po' d'accordo, un po' no, insomma, più no. La forza di gravità fisicamente non è attrazione magnetica, la forza di gravità è spiegata in modo elementare. Questo qua, perché scrivi questa roba? Cosa serve spiegato in modo elementare? Una forza di attrazione fra due corpi con massa? Non serve un cazzo, non si attira. Ma dove ti vedi sta roba in natura? Non esiste. In teoria esiste una forza di gravità anche tra due esseri umani, in teoria, a breve distanza. Cioè se uno è magrissimo, pelle e ossa, e uno è un ciccione immondo, cosa succede? Lo attrae, gli si attacca addosso lo scheletro. No, ma per due masse piccole come appunto un essere umano, questa forza non è solo impercettibile, ma anche trascurabile. Cioè non si può sentire neanche con uno strumento, questo dicono. Perché non si può sentire? Trascurabile. Io direi prima trascurabile e poi dicono che è impercettibile. Però vorrei capire, dato che è impercettibile per noi, ma forse magari solo per poco, vorrei capire se uno strumento la percettisce, cazzo. Several people that circumnavigated the globe, cioè le scarpe da skate. Personally, lui è andato a tante altitudini. Cioè, personalmente. E personalmente però, fra virgolette. Perché? Cazzo, la parola più importante della frase la metti fra virgolette, come se non esistesse. E ho visto la curvatura con i miei occhi. Non capisco perché mi mentano. E infatti, faccela vedere. Tutti questi commenti che asseriscono queste cose sono privi di alcun supporto audiovisivo. Sempre. Non c'è mai un cazzo. E se c'è qualcosa, o è una foto
col computer, o è una foto, quelle attenzione, siamo live, che non è un cazzo live, quelle della NASA, veramente, col cut, c'è il cut del video, con l'immagine grande in mezzo, ci scusiamo, cambio telecamere, com'è cambio telecamere? Ma subito, quello si è visto subito. Appena hanno messo, si vedeva il quadratino rosso, l'ho scritto live, vedi cazzo che in quel momento, allora vai a vedere, parlo di anni fa, milioni di visualizzatori, in quel momento che guardavano proprio. Ma tutto il giorno, no? In certi momenti, sempre, migliaia come minimo, proprio minimo. Mai visto, non so, 700, mai. NASA Funeral, prima volta. Ecco, ha capito, questo qua ha risolto il problema. Ehi, tu sai che puoi vedere l'ISS col telescopio, ma c'è una roba che va a 27.000-8.000 km all'ora. Tu credi che facendo così col telescopio vedi quella roba là? Quella roba, è proprio quella? O forse è una cosa che va a 28 all'ora e che è a 40 km invece che a 400? Tutte le proporzioni in distanza e velocità sono valide. Potrebbe essere un drone, vicinissimo. Potrebbe essere un cazzo di aereo con quella forma là, non tanto vicinissimo. Però le foto degli ISS sono veramente una cosa inqualificabile. Poi mostrano sempre le stesse foto, ritagliate un po' senza l'angolo di là, senza l'angolo di qua, ma sono sempre le stesse foto, poi sono incollate con sto nero. Le costellazioni, dove sono le costellazioni? Ci sono le stelle ogni tanto? Beh, si vede, no? Le stelle. Fate il loop di quel video là, solo dove ci sono le stelle, e ditemi se scoprite una costellazione che conoscete. Una, basta. Basta una. È tutto da random col computer. Non esistono quelle stelle. Invece dovrebbero esistere, no? Cazzo! Se vai fuori dall'atmosfera o dentro, anzi loro sono fuori dall'atmosfera, e in teoria dovresti vedere le stelle che vediamo anche noi, o vedi altre? Sono tipo Starfield Simulation, quel salvaschermo di Windows 3.11. È una risposta meno stupida di quello che ho pensato. Qua non so di cosa rispondeva. Mai sentito parlare di tensione superficiale? Ah, perché parlava di non so cosa. Marco Leone è quello che vede la curvatura, ma solo chi la sa vedere. La tua orbita verso il Sole, forse vorrei dire altro? Rispondimi come se dovessi spiegarlo a qualcuno che non sa cosa. E infatti l'orbit è quello, le gomme al mentolio. Mi puoi aiutare a fare chiarezza? Oltretutto il Sole sulla Terra significa che? Perché fa star ogni volta che... C'è un casino di roba. Ah, questo è bellissimo. I satelliti non si filmano a vicenda e non si fanno i selfie, al di là del fatto che non tutti i satelliti sono equipaggiati con fotocamere. Cioè, quindi, questo qua, secondo me, è la dimostrazione proprio lampante che io voglio crederci, come diceva il film di X-Files, voglio crederci. Non è un ci credo per qualche motivo, voglio crederci. Mattia, gli è cascata la connessione. Sì, anche i crateri, no? Il problema è che con un telescopio si renderebbe conto che la Terra è sferica, ed è proprio col telescopio che ti rendi conto che non lo è, o almeno che non è in quella maniera in cui ci hanno detto. Eccolo di nuovo. Oh Gian, devo andare. Ecco, va bene, dai, sì, andrò anch'io perché mi si stanno chiudendo gli occhi. Ci si vede dopo. Ciao, ci bello. Buonanotte. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, cavaliere. Sì, ci sono infinite queste qua. Andate a vedere il sito che è questo. Lo incolleggio qua, così rimane qua. Eccolo. Ciao. Ah sì.
Sì. Cosa cazzo? C'è una botta di roba. Sì, no, ma andrò a dormire. Insomma, basta. Madonna, sono 1,45 ore. Basta, chiudiamo con questo. La scienza non mente. Mamma mia. Ma mi sembra che avevo un'altra roba qua preparata apposta, no? No. Non è vero. Vabbè, gente bella, buonanotte a tutti. Ci sentiamo più antichi. Qua viaggi nello spazio non ci serve, Hubble non ci serve. Ricercate voi stessi, non credete. Buonanotte.